È il Cremona Circuit, il teatro sul quale si corre il secondo round dei trofei MP Exhaust Moto Estate. 3700 metri di pista, 6 curve a destra e 7 a sinistra, un tracciato tecnico e veloce per una giornata storica. È il battesimo delle gare per la pista dedicata ad Angelo Bergamonti e saranno proprio i piloti del Moto Estate a fare da cerimonieri. Per la prima un parterre d'eccezione con tanti nomi illustri ad impreziosire le griglie. Ma adesso giù la visiera, la parola passa ai motori. In griglia di partenza con la Race Attack 600, pole position per Andrea Liberini, 1.38.012 a suo fianco Rolando, e a chiudere la prima fila c'è Luca Coletto in 1.39.899, seconda fila che si apre con Alberto Bettella, Lorenzo Vock 1.40.122 e a chiudere Marco Com 1.40.146, terza fila che si apre con Andrea Di Pasquali 1.41.507, soprattutto Super William Benedet in ottava piazza 1.41.540, un Benedet che è vicinissimo a Pasquali, 33 millesimi, e vicinissimo al suo compagno di banco che è Andrea Zagoner 1.41.610, quarta fila che si apre con Speretta, Cappelli che è il primo a salire sugli 1.42 e Diego Copponi, quinta fila che si apre con Davide Ricchi, Andrea Taciti e Boccellari, il primo degli 1.43, sesta fila che si apre con Specolizzi, Regonesi e Nicolò De Padova, la settima fila per un solitario ma clamorosissimo Maurizio Morselli che ha chiuso in 1.46.589, sperando riesca a dare tanto gas in gara. Maurizio, a farci divertire come sempre, vi diamo linea alla gara tra poco. Guardate, dopo Varano io non credevo di trovare William in queste condizioni. È perfetto, come se niente fosse, sorride, è come se non fosse successo niente, perché qualcosa a Varano di non troppo bello è capitato, giusto William? Sì, sì, purtroppo a Varano abbiamo sbagliato un po' tutto e addirittura siamo caduti. È stato un peccato enorme non partecipare a gara 2, però dai, alla fine con un mese di tempo sono riuscito a rimettermi in forma. Non sono al 100%, ma sì, dai, sono pronto per fare questa giornata di gare e cercare di fare il miglior risultato possibile. Ma come lo vedi questo circuito? Ma questo circuito tutto sommato mi piace, è molto maneggevole, molto scorrevole, divertente, confronto agli altri che sono un po' più piccoli, questo è un po' più completo, un po' più lungo, e quindi è più divertente perché dura un po' di più la cosa, anche se i chilometri sono gli stessi ti sembra che dura un po' di più. E no, non vedo l'ora di fare questa gara, questa partenza. E bene, le qualifiche stanno andando discretamente bene. E bene, dai. È un grande questo ragazzo. Grande, un bacione, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Abbiamo incontrato Maurizio Morselli. Io lo conosco, vedo dallo sguardo che c'è qualcosa che non funziona. Cosa non va, Maurizio? Allora, intanto buongiorno a tutti. Praticamente non abbiamo mai girato in questo circuito né prima né adesso. Ieri venerdì siamo venuti qui, abbiamo fatto 3 turni, poi abbiamo messo giù la moto, c'era un problemino, l'abbiamo sistemato e ieri faccio il primo turno, faccio 3 giri, si è rotta la quinta marcia, perché non usandole mai forse c'è un po' di problema tra la quinta e la sesta, e praticamente sono rimasto a piedi là e abbiamo smontato il cambio, adesso andiamo dentro alla cieca e è che non ho ritmo, non so le frenate, arriveremo ultimi e buonanotte. Purtroppo nella vita ci sta una volta che puoi arrivarci ultimi, penso io, e poi dopo. Dovendo poi tornare a settembre, diciamo che questo è un test. No, sai, quando si va a fare le gare, adesso vediamo, perché io dopo devo girare perché non ho ancora un tempo mio di base, non sono arrivato al mio limite. Perché ho visto che i ragazzi hanno girato già tutti qua, sono avanti e niente, vedremo di migliorare. Lavoriamo per migliorare.
William Benedet, quale sarà la strategia di gara per diminuire il distacco? Ma cerco di aggrapparmi a quelli che vanno un po' più forte e cercare di fare il risultato migliore. Grazie. Allora Maurizio, sarà una gara all'attacco? Guarda, siamo fortunati di partire perché ieri abbiamo rotto il cambio e non abbiamo girato e io qui non ci ho mai corso e perciò sono contento di essere qui. Beh, dopo tutto quello che viene va bene. Allora in bocca al lupo per la gara? Grazie, capi il lupo. Cremona Circuit, Race Attack 600, qui al mio fianco Andrea Tomio. Ciao ragazzi, buongiorno, ben ritrovati. È tutto pronto, la pole position di Liberini, secondo Rolando, terzo Coletto, Bettella, Voc, Como, come al sempre, al solito. E abbiamo un pilota che si accascia con la moto, la lascia e vediamo adesso, intanto c'è stata la partenza. Cercheremo anche un po' di investigare su tutto quanto ciò che è successo. Vedo Liberini che subito cerca di approfittarne, anche se in realtà partiva primo. Qui abbiamo un subito un intanto c'è in testa caduta clamorosa alle spalle nelle retrovie. Adesso cercheremo anche di capire da parte di chi, mentre vediamo anche un'inquadratura con William Benedet mentre sgasa con la sua motocicletta. Caro il mio Andrea Tomio, siamo al Cremona Circuit, il secondo appuntamento anche per... che rischio, che sbandata, mamma mia, gomme un po' fredde, primi giri, prime curve, bisogna stare sempre un po' attenti. Race Attack 600 al meglio dei 7 giri, tanto siamo con un'inquadratura sul mitico Maurizio Morselli che partiva dall'ultima posizione, che cercherà di mantenere evidentemente la posizione anche visti i primi due precedenti con le prime due cadute. Eccolo qua Morselli con l'inquadratura proprio su di sé, mentre andiamo ad indugiare ancora su Benedet. Un'inquadratura per quanto riguarda la sua moto. Adesso cerchiamo anche un po' di capire, quando arriviamo alla fine del primo giro, anche chi è caduto, Andrea, perché abbiamo avuto un check, un flash, ma non abbiamo ben capito si trattasse. Anche particolare la moto abbandonata lì in partenza. Intanto un qua un altro qua. Dritto. Mi sembra fanno fatica per quanto riguarda le race attack, questi ragazzi che stanno provando a dare il meglio di sé, provando anche a dare un po', diciamo, del filo da torcere tra di loro. Qui siamo intanto live con Morselli, eccolo qua, Liberini ha superato Rolando. Sì. Voc terzo, Bettella quarto, quinto Coletto, sesto Como, Di Pasquali, Benedet, Zagoner non lo vedo ed era lui quindi che è caduto in precedenza. Ok. È Zagoner che non compare. E la moto abbandonata sappiamo. Secondo me la moto abbandonata, adesso capiamo, De Padova è colui che ha fatto il dritto che si trova dietro Morselli, infatti. Mm-hmm. Probabilmente, no, Boccellari c'è, è Copponi, probabilmente in fase di partenza proprio, moto abbandonata. Forse la moto abbandonata, no, non è di Specolizzi perché lo vedo, Regonesi c'è, Taciti c'è, Ricchi lo vedo, Speretta anche, quindi è successo proprio questo. Mentre le telecamere indugiano sempre su Maurizio Morselli che cerca di rimanere inchiodato nella sua posizione. Ed eccoci qua con Liberini che cerca di fare un po' il vuoto. Rolando, Voc, Bettella, Coletto, Como. Queste sono le prime 6 posizioni, sappiamo poi, Andre, noi ci troviamo a commentarla spesso, è stata anche una delle classi all'interno delle quali tu hai corso, sì. Nel computo delle due gare poi diventa importante anche fare un paio di calcoli, mentre Benedet prova a inseguire Di Pasquali ma viene infilato da Speretta. Esatto, sì, è una categoria sempre molto agguerrita e poi il bello o il brutto è che comunque hanno due possibilità, perché ricordiamo sempre che c'è gara 1 e gara 2. Intanto guarda, vediamo qui Benedet che lo prende la scia, me l'ha insegnato nelle precedenti gare che in questo caso questo rettilineo può perdere, può dare gioie, può togliere esatto. Gioie a qualsiasi pilota. Chiaro che se affrontato in questa maniera vola intanto Liberini, che inizia ad acquisire un secondo di vantaggio da Rolando. Voc rimane francobollato a questo gruppo di tre che però hanno già preso il là, Assolutamente, cioè, siamo sì. alla fine del secondo giro, Andrea, sì. E mi sembra che i distacchi siano abbastanza importanti. Un secondo tra Ribellini e Rolando, tra Rolando e Voc c'è un altro secondo mentre passa Morselli. Intanto invece il gruppone Coletto, Como, Bettella se le inizia a dare di santa ragione, con Coletto che ha scavalcato Como, Coletto che si trovava prima in quinta posizione, adesso si trova a quarto, e quindi iniziano anche qui sì. a delinearsi un po' quelle che possono essere le strategie verso fine gara, perché per poi siamo già quasi a metà gara. Sì, effettivamente Liberini, che nella qualifica ha fatto 1.38 e 0.12,
confronto a Rolando che aveva fatto 1.38 e 445, allungato ulteriormente Liberini, eh. Si capisce. 2 secondi, Andrea. Ma è facile il conto, perché sono mezzo secondo in qualifica. Se stanno mantenendo lo stesso passo, in 3-4 giri diventano 2 secondi. Esatto, hai ragionissima. Questa è proprio matematica. E tra l'altro mi sembra che Liberini stia viaggiando con un ritmo decisamente più spedito, mentre Vok, intanto qua siamo con Benedet che è stato riscavalcato, mi sembra, da Speret, anche se alla fine del giro, come vedete nel raffronto, trovate Benedet settimo, ma in quel caso il raffronto che vedete a fianco è legato all'arrivo sulla griglia di partenza. Vediamo adesso Benedet che proverà ad avvicinarsi e qui non riesce a sfruttare la scia, quindi vuol dire che ha preso un po' più di spazio, probabilmente è Speret che l'aveva scavalcato prima. Allora, non sono così convinto che sia Speretta davanti, però a questa inquadratura non si... No, comunque non è sicuramente Speretta. Guarda lì il dritto importante che è stato compiuto in precedenza da Diego Copponi, era colui che è rimasto fermo al via. Adesso capiremo, e stiamo anche cercando poi di andare un po' ad indugiare su quelli che sono anche poi raffronti cronometrici, Andrea, che ci stanno aiutando. Ti faccio intanto una domanda. Sì. Nella Race Attack 600, soprattutto in gara 1, non c'è le gomme, non può esserci uno spiattellamento. Intanto eccetera, queste gomme, ecco, il bello di questa categoria da ricordare è che tutti montano la stessa tipologia di gomma, quindi nessuno può fare delle scelte diverse né con la mescola né con il marchio delle gomme, quindi questo avvantaggia quantomeno il discorso, non c'è strategie. E sicuramente quello che dicevi tu, appunto, in 7 giri di gara non c'è l'usura delle gomme, questo senza ombra di dubbio. Non può esserci quell'usura delle gomme, evidentemente. Stiamo vedendo qualche bellissimo fermo immagine, in questo caso è Bettella che sta combattendo, in realtà non è live, lo sappiamo, Andrea. Sì. È Bettella con il numero 6, con Benedet, che stanno combattendo ardentemente per un posto importante all'interno della... Del parterre, evidentemente, di quello che è stato la gara. Ti chiedo, molte emozioni, pochi sorpassi, però è strano il Race Attack. Forse è proprio però il Cremona Circuit che si presta a non tutti questi sorpassi, come ad esempio a Varano invece abbiamo spesso visto. Sì, diciamo che qua si inizia a vedere un po' di più i distacchi, perché dove Varano magari in un secondo e mezzo Eccoci c'è dentro qua. Più persone, qua inizia a esserci un distacco un po' più importante. Mamma mia. Liberini, Rolando, Vok hanno fatto il vuoto. Coletto che ha preso distanza da Como, Bettella, Benedet, Di Pasquali, vedi, sono proprio tutti quanti lì francobollati, con Speretta, con Bocellari, con Specolizzi, con Ricchi, con Taciti, con Regonesi, Cappelli, Morselli e De Padova, che non riesce a rientrare in nessuna maniera per quanto concerne la propria posizione. Eccolo qui, Morselli che passa, De Padova è molto indietro, lo ricordiamo, che autore di quel dritto. Allora ti chiedo a questo punto, fare un dritto delle proporzioni di quelle di De Padova è stato un problema, perché De Padova non riesce poi a ritornare sui suoi passi, mi sembra di aver capito. Certo, diventa molto difficile. Intanto qua continuiamo a vedere la lotta con Benedet. Purtroppo da questa inquadratura si vede davvero a fatica la strada, quindi facciamo un po' fatica. E tra l'altro è tutto anche questa parvenza di sole, bellissimo il sole, però tante volte ci perdiamo con questa inquadratura, non riusciamo ad arrivare a capire chi se c'è Benedet davanti. Si avvicina, se c'è davanti qualcuno, se è Di Pasquale o Speretta, che si stanno continuando vicendevolmente a scambiare. E qua c'è proprio il sole in faccia, non si la vede posizione, quasi nulla. E qui facciamo proprio davvero davvero fatica. Ad ogni modo, Andre, stiamo guardando una gara che, ripeto, rispetto a tante altre, latita nelle emozioni, perché non ci sono tanti sorpassi, perché si sono chiarite subito le posizioni davanti e difficilmente riusciamo a trovare la condizione che ci permetta di dire: ah, ma forse qua ci può essere un sorpasso o non ci può essere un sorpasso, perché mi sembra che non esistano chissà quali forme di sorpassi in questo caso. Certo, assolutamente. In questo momento vediamo appunto Liberini, Rolando e Vok in terza posizione, e pare essere abbastanza stabile, perché anche controllando così a colpo d'occhio, i primi tre hanno preso leggermente del margine sul quarto. Hai ragione, effettivamente si sta iniziando a percepire quel margine del quale stai parlando, con un Liberini che ha stampato nel quarto giro un 1.39.254, ha calato drasticamente i suoi tempi rispetto agli altri piloti, ma tutto il vantaggio l'ho accumulato ad esempio al terzo giro. Noi, Andrea, stavamo notando, ha dato 2 secondi a Rolando. E allora è lì
che tu riesci a forzare, a costruirti il vantaggio, e a questo punto Liberini viaggia l'MLM verso la vittoria. So benissimo che non bisogna dire nulla, ma sì, sì, però effettivamente certo. La parvenza di quello che abbiamo visto è proprio questa. Il quarto giro, prima l'ha terminato il quarto giro, viaggiava in 1:39.254, un quinto giro dove sta provando a forzare e gli intertempi stanno dando ragione a questa situazione, mentre andiamo a vedere anche un po' Maurizio Morselli che sta continuando a viaggiare, anche lui l'MLM è indisturbato e sta provando in qualche maniera non tanto a rientrare quanto a fare la sua gara, probabilmente per arrivare anche a punti, che è quello che gli interessa più di tutti. Morselli ad esempio viaggia in 1:46.5, è un abisso rispetto al buon Liberini che vediamo girare qui tranquillo e indisturbato. Fatto sì, 38 sono 8 secondi. Sì. 8 secondi praticamente. Noi abbiamo fatto il confronto su Morselli, ma potremmo farlo su Como che gira a quarta posizione. Como viaggia in 1:40. Adesso tra un po' ultimano il quinto giro ed entrano nel sesto. Eccolo qua, Liberini, addirittura Liberini spaziale 1:38.469. Ha fatto praticamente la sua miglior performance in questo giro, Andrea. Sì, ha fatto lo stesso tempo che ha fatto Rolando in qualifica. Esatto, si sta avvicinando tantissimo a quello che è il suo tempo in gara. Intanto Benedet, sesta posizione per lui. Riesce a guadagnare Liberini, Rolando Voc, Como, Coletto, Benedet. Segno che davanti Bettella fa tanta fatica, si trova in questo momento in settima posizione, gira in 1:41.5, 1:40.1 Benedet, 1:04 rifilato a Bettella, 1:44 ad esempio Coletto, Como 1:39.684, il suo miglior giro lo ottiene adesso come Voc. Segno che probabilmente con l'incedere del tempo e con l'incedere dei momenti la situazione è sempre molto... iniziano a diventare sempre più performanti probabilmente anche le ruote, e succede un po' il contrapasso di quello che dicevamo nell'altra categoria, Andrea. Sì, più sì, vanno sì. Più migliorano. Sì, ti spiego anche perché. Appunto, loro usano delle gomme di produzione diciamo stradale, omologate per strada, quindi sono gomme che a differenza delle altre durano di più, molto di più, e danno effettivamente, cioè sono gomme che sulle altre magari dopo il quinto o sesto giro inizia a avere un calo. Queste magari ci fai 30, 40, anche 50 giri sempre con lo stesso tempo, quindi hanno un degrado molto molto più lento, anzi a quanto pare iniziano a funzionare bene dopo qualche giro. Quindi... dopo qualche giro a Liberini non serve più, a Rolando probabilmente che si è cesellato in seconda posizione non serve manco a lui. Voc mi sembra stavamo parlando prima dei raffronti cronometrici, ne abbiamo dati diversi, Andrea, anche Voc stesso pare essersi fondamentalmente focalizzato in quella posizione e non mollarla. A questo punto tolta la sfida Como, Coletto, Benedet che sta un attimo imperversando, i secondi di distacco tra Liberini e Rolando sono tanti. A me sembra che anche in vista di gara 2, a meno che non ci siano che non succedano cose drastiche o drammatiche, intanto Liberini sesto giro se l'è preso con calma, anzi mica tanto, 1:38.548. Rolando fa il suo miglior giro 1:39.113 e comunque distaccato di 6 decimi di rimpettaio. Voc 1:40.032 ha alzato la pedalina. Voc dice non voglio rischiare, ci ricordiamo Voc che cadde in gara 1 in quel di Varano, quindi probabilmente reduce quell'errore, chiamiamolo un po' come vogliamo, Andrea, probabilmente alza e dice aspetta un attimo, va, fammi mettere certo, tranquillo. Certo, perché comunque dalla prossima gara Varano si inizia a fare il giro di boa, quindi... e si iniziano a fare un paio di conti probabilmente, se qualche conto non è già stato fatto in questa tornata, mentre vediamo Benedet che sta provando a spingere per mantenere la sesta posizione, le posizioni sono Liberini, Rolando, Voc, mentre passa Morselli per quanto riguarda il suo ultimo giro, Liberini, Rolando, Voc, Como, Coletto, Benedet, Bettella, Di Pasquali, Ricchi, Speretta, Bocellari, Taciti, Regonesi, Cappelli, Morselli, Specolizzi. Queste sono gli intertempi o grosso modo quello che è stato per quanto riguarda questa gara 1, dove abbiamo visto Liberini che ha viaggiato veramente indisturbato in rotta di collisione per quanto concerne gara 1 e per quanto concerne la vittoria di tutto ciò. Prima aspettiamo il passaggio finale, Andrea, poi andremo ad un certo commento abbastanza laconico, anche perché poi il commento finale lo facciamo alla fine di gara 2, però mi sembra che Liberini abbia tutte le carte in tavola per andare ad apparecchiarsi anche gara 2.
Sì, sì, beh, se come dicevi prima non cade qualche meteorite, qualche roba di strano, eccolo qua, si alza addirittura. Eccolo qui, si alza Liberini che viaggia, ha decisamente alzato, 1.48 l'ultimo giro, vince Liberini gara 1, secondo Rolando, terzo Vok che esulta comunque, quarto Como, quinto Coletto, sesto mi sembra Benedet, settimo Bettella, ottavo Ricchi, poi Di Pasquali, Speretta, Bocellari, Taciti. Questo primo round se lo aggiudica, come dicevamo, Andrea, giusto appunto, Andrea Liberini, secondo Rolando, terzo Vok. A questo punto ci auguriamo, speriamo, un po' più di spettacolo per quanto concerne gara 2. Andrea, andiamo a mangiarci un boccone e soprattutto diamo linea a gara 2, dove ci attendiamo Liberini, assoluto favorito. Assoluto. A dopo. Ciao, dopo. Ciao. William Benedet dopo gara 1, sono sicuro che è soddisfatto, guardate che sorriso. Sì, sì, molto soddisfatto, è stata una gara bella, ho rischiato ai primi 4 giri di cadere, per fortuna la moto è stata lì e poi mi sono divertito tantissimo, e è stato bello, ho sorpassato un po' di persone e ho fatto un gran risultato, uno dei migliori risultati fino adesso, insomma. Quindi bene, sono contento. Oltretutto è talmente facile cercare di intervistarlo, forse è più probabile che sia lui che cerca proprio il confronto per fare l'intervista. Ma guarda, potrebbe essere l'intervista e guidare al pari... Se tu potessi... Sì, a pari livello, perché è una cosa divertentissima poter fare le interviste, perché poi ti dà quelle emozioni in più, insomma. Okay. Ne ricordi, allora io sono convinto che ci vediamo dopo gara 2 al parco chiuso allo stesso modo, giusto? Sì, dai. Con lo stesso sorriso. Grazie. Un bacione, ciao. Ciao, grazie.